la gaudia, bandamus soci di gestaque forzia. Benvenuti nel nostro spazio dedicato alle Sacre Scritture, alla lettura e all'approfondimento dei Vangeli per andare alla ricerca di quei messaggi che possono essere d'aiuto, di sostegno nella vita quotidiana di tutti i giorni e che esprimono speranza. Siamo in compagnia, come sempre, di fratello Francesco Zambotti, sacerdote, ben trovato. Grazie, altrettanto. Con cui dunque, prendendo proprio spunto dalla lettura del Vangelo, andiamo alla ricerca di questi messaggi. Sì, il Vangelo di oggi è proprio quello di Marco. Lo leggiamo un attimino perché è una cosa molto interessante. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa, il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Ecco, parlare sempre del regno di Dio è un concetto così ampio che a volte ci si perde, si può dare mille spiegazioni. Qui la spiegazione più bella, più semplice, che diventa poi la storia del pane, ma non solo del pane, ce la dà Gesù. Così è il regno di Dio. E allora dice, il seminatore semina il grano, la semente, e entra nella terra e poi fruttifica. E il regno di Dio non è che è legato all'orologio, ai giorni, ai mesi, agli anni, è qualcosa che produce in continuità notte e giorno. Nemmeno la persona se ne accorge, noi non lo sappiamo come avvenga dentro di noi. È come l'amore, quando tu sei amato o quando tu ami te stesso o gli altri, questo amore c'è e fruttifica notte e giorno senza che uno ci pensi. Difatti anche nell'amore del Signore, anche quando dorme, si può dire così fisicamente, l'amore del Signore che è dentro di te cresce e poi durante il giorno cresce ancora, a meno che tu non lo blocchi attraverso dei peccati o delle mancanze di attenzione a Dio e tutte queste cose qui, e per cui è bellissimo. Qualcuno lo getta questo semente, questa semente entra nel terreno e, per esempio, la semente è la parola del Signore, il quale entra dentro di noi in un momento particolare, ascoltando magari anche in questa diciamo televisione, ascoltando altre situazioni, vedendo dei gesti, perché Dio parla attraverso un tramonto, un fiore, attraverso mille situazioni diverse dalle quali magari non siamo catturati come attenzione psicologica, umana. E dopodiché da questa si può ripartire, congiungersi con altre situazioni che arrivano inaspettate dentro nella nostra vita. E quindi tutto questo diventa una cosa molto, molto bella, c'è la continuità. Perché per esempio noi diciamo i capelli, ma i capelli non è che continuano nella crescita di giorno e non di notte o viceversa. Capello, le unghie, tutto ciò che è il nostro corpo va in una crescita che è continua, ma noi non ce ne accorgiamo nemmeno, ed è così, ma è giusto anche così. Così dice Gesù: quello dorme o vegli, di notte o di giorno, il seme cresce, germoglia e cresce, va avanti. Questa è una cosa molto bella, se vediamo questa dimensione dell'amore del Signore cresce dentro di noi, in rapporto allo spazio però che io do a questa
parola del Signore, a questa venuta, perché il Signore arriva come se fosse un veicolo, come fosse un aereo, come se fosse un'automobile, arriva effettivamente dentro di te attraverso un pensiero, attraverso un gesto, attraverso una parola, attraverso situazioni impensabili che noi magari non riusciamo nemmeno a concepire, però arriva di fatto. E tutte queste realtà ti portano dei messaggi straordinari, molto belli. Basta che tu guardi gli occhi di un bambino, per forza di cosa ti arriva un messaggio, anche alle persone più cattive, però a volte è quando quelli che decidono di uccidere, uccidono anche i bambini, qui non si riesce a capire, eppure sono persone cieche. Alludo a quello che sentiamo dall'Estremo Oriente, Medio Oriente, e quindi non si riesce a capire come mai quella determinata cosa non promuova, non scuota il cuore dell'uomo. Ecco, questo. Quindi il regno dei cieli, il regno di Dio è qualcosa che è dentro di noi, che cresce e cresce e noi non ce ne accorgiamo. Questa è una cosa molto bella perché è più opera di Dio che nostra. Se fosse opera nostra, a un certo momento diciamo, beh, adesso sono stanco, adesso mi riposo, adesso faccio altre cose, eccetera. È difficile però capire questo concetto qui, capire e credere effettivamente che è Dio che opera per fare queste cose, questo. Una persona che diventa buona, poi diventa più buona, una persona che si converte, come mai è arrivato alla conversione? C'è il momento in cui certamente uno cambia totalmente, ma quanta preparazione c'è stata prima, per anni e anni, nella misericordia del Signore, quando poi Lui a un certo momento arriva e arriva il momento di una proposta forte di amore. Per quanto riguarda i bambini, però, ci sono anche altre zone del mondo in cui purtroppo questi esseri indifesi soffrono, e la testimonianza arriva direttamente da Padre Francesco per quanto riguarda le sue comunità. Ricordiamo che lo storico fondatore delle Tende di Cristo, in particolare ci riferiamo al Brasile, al Messico. Qui ci sono realtà molto crude. Eh sì, io ho un po' di esperienza solo di qualche parte del Brasile, per esempio, vabbè, un po' del Messico anche perché abbiamo delle comunità. Ricordo in questo momento come quel giorno che è arrivato da noi un ragazzo di 12 anni, aveva due pistole, aveva un fucile anche pesante, è arrivato lì, era affamato, e allora abbiamo detto, ma cosa fai, dove vai? Hanno ucciso mio padre, io adesso giro tutto il mondo fin quando trovo quella persona che ha ucciso mio padre e la voglio ammazzare. Ecco questo. Quindi un bambino grande come quelli che adesso i bambini soldato, no? Hanno inventato perfino questo, una cosa assurda, assoluta. Ecco, e quindi diciamo, però accanto a questo sono tanti bambini che non conosceranno mai un volto del papà o della mamma perché non li hanno mai avuti, perché sono nati poi abbandonati in un ospedale o sulla strada o in una macchina, come tante volte li abbiamo trovati noi. E quindi questi bambini che poi avranno un'eredità molto negativa, perché un bambino, noi cerchiamo di dare affetto, ma noi siamo, diciamo, mi chiamano pai, io dico pai de coração, sono pai de sangre. Perché non bisogna confondere le cose. Allora, il nostro è un sostitutivo, è una cosa molto minima, piccola in confronto, quindi l'amore del papà e della mamma, indipendentemente per quali fossero loro, drogati o in preda a altre situazioni, però è sempre il papà e sempre la mamma. Ecco, quindi i bambini che sono, io dico spesso, i bambini sono gli occhi di Dio. Mi piace vedere così, capire così, perché assolutamente salvando
i bambini noi possiamo veramente riuscire a salvare ancora l'umanità. Una pietra, questo concetto qui è una pietra molto solida sulla quale possiamo trovare la dimensione della salvezza dell'umanità, come diceva chi è Archimede, datemi un punto d'appoggio e io vi solleverò il mondo, il punto d'appoggio nella quale c'è ancora della credibilità sono i bambini e attraverso ancora questi bambini che noi cerchiamo di salvare e che altri invece si comportano in modo indifferente davanti a loro, e sono ancora loro la salvezza del mondo, io penso proprio così. E quindi anche nelle tende, lì in Brasile, abbiamo due comunità, anzi tre, e adesso fra poco partiremo a costruire, andremo là 11 persone, e andremo là per dei volontari italiani, di Vicenza soprattutto, andremo là per costruire un'altra comunità per bambini di strada, per bambini che sbucano fuori dai cartoni, nelle favelas. Io credo che non solo non conoscono niente, diciamo, sono analfabeti, ma tantissimi non sono nemmeno denunciati come una persona che vive e quindi iscritta all'anagrafe. Sì. Ecco, quindi i bambini che diventano elementi di salvezza, ma a volte sono anche elemento di disgregazione, come abbiamo tante volte nelle nostre famiglie. Infatti a volte sono soli non soltanto per episodi che hanno coinvolto i genitori, ma perché sono la stessa mamma e lo stesso papà a non volerli. Sì. Si fa fatica a dirlo, ma la realtà purtroppo è anche questa. Io ho un ragazzo nelle tende, non dico dove, che ha 19 anni perché non è accettato in casa dei loro genitori. Nessuno sa il perché, solo l'assistente sociale me l'ha portato. E questi mai hanno telefonato, sappiamo dove sono il paese, ma mai si sono interessati per sapere se uno è vivo, se è morto, se è da noi o se è da un'altra parte, niente. Non si fanno vivi. Perché? Come mai? Ecco, questo mistero dell'uomo, della freddezza, non si riesce così a capire molto tutte queste situazioni particolari che fanno veramente male al cuore queste situazioni. E comunque salvando i bambini, io penso che possiamo fare una delle cose più belle che ci indica la strada del cuore. E in questo caso possiamo dire che si tratta di bambini, nel senso non c'è paese o razza che li distingue, purtroppo certe situazioni riguardano bambini di ogni nazionalità. Noi vediamo che a volte dei bambini che non sanno parlare la stessa lingua, però li vedi giocare insieme, li vedi che si parlano, è come se avessero trovato una lingua per trasmettersi le cose, loro riescono a socializzare, loro si guardano negli occhi, capiscono, ridono, sorridono. E questa è una cosa molto bella. La lingua, l'idioma dell'amicizia e dell'amore, credo che non ha confini, mentre tutte le nostre, diciamo, capacità intellettive a volte non sono in grado di creare amicizia e solidarietà. Un ultimo messaggio quindi anche oggi. Un ultimo messaggio è di essere noi un terreno fertile, pronto ad accogliere le idee che Dio ci può mandare per riuscire a realizzare la nostra vita al meglio. Grazie, ringraziamo fratel Francesco Zambotti, sacerdote, per essere stato con noi, grazie anche per l'ospitalità, perché ci troviamo nella chiesa di Sant'Eligio, che è a Cremona, a due passi dalla cattedrale. Grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci. Arrivederci. Thank you.
Gaudia.